Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio gli ospiti di questa mattina. Sono in tre e ci parlano di un progetto sicuramente nuovo, forse unico in Italia, che si svolgerà a Teramo nei primi giorni di ottobre. Parliamo di Lectus, i dettagli ci verranno spiegati dagli ospiti che vedete. Saluto e ringrazio la collega Pina Manente che Ciao. È promotrice, organizzatrice, siccome è un collettivo. Poi è un vero collettivo col K, stavamo poi che i ruoli ce li spiegherete nel dettaglio voi. Saluto e ringrazio Emanuela Cichella che rappresenta il comitato di quartiere di San Berardo. Buongiorno e benvenuta. Saluto e ringrazio anche Renato Pilogallo che è un po' la mente di questa l'ideatore di questa iniziativa e anche il direttore artistico. Ci diceva in conferenza stampa qualche giorno fa che praticamente per arrivare ad oggi avete lavorato un anno, dietro questa iniziativa c'è un anno di lavoro. Ma di che si tratta, Pina? Allora, andiamo all'osso per riassumere un progetto che è semplice, perché l'idea è semplicissima, ma naturalmente complesso come tutte le cose che si nutrono di saperi. Allora, dal 2 all'8 ottobre a Teramo si svolgerà, tutta la città sarà coinvolta con centinaia di cittadini lettori in un reading collettivo che ha come sua particolarità proprio il fatto che a leggere sono i cittadini che stiamo cercando in questi giorni, che animeranno le diverse sezioni di lettura. Che requisiti devono avere i cittadini che cercare? Nessuno. Ad esempio io posso venire? Nessuno, certo. La signora che sì. Ci ascolta in questo momento può venire? Assolutamente sì, noi cerchiamo tutti, perché il messaggio è tornare alla lettura come momento di di riconnessione di una comunità che cerca nella lettura, quindi il tempo lento in un luogo identitario della città, si racconta delle cose attraverso le letture che ci piacciono. Renato poi vi spiegherà, ci sono tantissime sezioni che abbiamo individuato e che sono ancora in corso d'opera. Accanto ai cittadini leggeranno gli uomini e le donne delle istituzioni. Anche questo gioco è importante. Noi mettiamo insieme il cittadino e chi è responsabile delle politiche di governo, quindi ha una responsabilità di scelta, di decisione, ma li mettiamo insieme. Ma qualcuno perché è già stato scelto, la proposta a qualcuno l'avete già sì, fatta? Hanno assolutamente detto tutti di sì. Sì, non voglio nomi e cognomi, però so anche no, i nomi. Guarda, devo dire che c'è una grande attenzione, una grande curiosità, anche una grande simpatia, e che si stanno mettendo in gioco persone anche insospettabili per il ruolo, per la serietà, per l'aplomb pubblico che hanno. E questo gioco, il dritto e il rovescio delle cose, noi non entreremo nel merito, non daremo giudizi o tesi preconfezionati, ma attraverso le letture mostreremo appunto il dritto e il rovescio, una verità e il suo contrario, e cercando di fare in modo che chi governa e chi ha responsabilità ascolti il cittadino che a sua volta gli può raccontare il rovescio di una cosa. E quindi questo è un po' il gioco, ecco. Poi naturalmente saranno coinvolte le scuole, perché un pezzo importante di questa cosa ce l'hanno ovviamente gli studenti, i docenti e i discenti, un pezzo importantissimo, nemmeno a dirlo, l'università. Però diciamo saranno coinvolti tutti, mano a mano li stiamo raggiungendo tutti. La manifestazione è un po' così suddivisa: nei primi tre giorni le letture saranno, come dice Renato Pilogallo, domiciliate, cioè nei luoghi dell'accoglienza, dove c'è già un suo pubblico, l'ospedale, il tribunale, la casa di riposo, il carcere, ci auguriamo di poter ottenere questa autorizzazione. E negli ultimi tre giorni animeremo la città nei suoi luoghi più belli, all'aperto e al chiuso. lectusteramo@gmail.com, lectusteramo la pagina Facebook, connettetevi con noi, raccontateci cosa vi piace leggere e anche cosa non vi piace, e troveremo sicuramente una sezione per voi. Renato Pilogallo, l'altro giorno durante l'intervista di presentazione di questa manifestazione mi ha fatto riflettere su un aspetto della lettura, perché alla mia domanda su dati, insomma, che dicono che in Italia si legge poco, lui ha risposto: e chi lo dice?
forse si leggono pochi libri, ma lettura non significa leggere solo i libri. Lettura significa leggere il cartello stradale, leggere Facebook, leggere praticamente tutto. Non è vero che non si legge, ognuno legge quello che vuole. Dunque lectus non significa leggere solo libri, vero? Assolutamente no. Infatti noi dobbiamo dire che comunque non è un reading letterario. Il reading letterario, il mondo ne è pieno. Quello che invece la nostra è come se aprissimo di corpo un magazzino di materiale stampato che va dalla rivista al fumetto, al documento interno di una televisione. Quindi è costruito così, nel senso che ci sono dei disciplinari, delle lettere, delle dediche amorose, quindi cioè non leggiamo solo libri, I testi li anche avete già libri. selezionati, le proposte che farete ai lettori Ce ne ce sono le avete già? Qualche circa, a questa mattina siamo circa 300. esempio, visto che non si leggeranno solo brani di libri più o meno famosi? Oddio, cioè nel senso che ho sotto gli occhi la versione integrale dell'ultimo discorso di Giacomo Matteotti alla Camera. Sui brogli elettorali. Abbiamo una cartella, non so, lo posso dire? Abbiamo una cartella che sta andando dritta dritta al comune, che è destinata al lettore numero uno, Maurizio Brucchi, che contiene un estratto dal discorso di Pericle agli Ateniesi. Noi ad Atene facciamo così, e volevamo dire noi a Teramo facciamo così, insomma, questo. Però ad esempio Ci c'è sono anche brani di momenti storici dello sport, ad esempio. Assolutamente, assolutamente. Infatti, qualche cartello Arsilio, stradale lo fate anche leggere, visto che facevi qualche anche queste. bugiardino, sì. Probabilmente al sindaco stamattina gli dirò dopo il piccolo corpo a corpo, se vorrà leggere, data la sua passione per il tennis, l'articolo del Corriere dello Sport relativo all'unica vittoria in Coppa Davis dell'Italia in Cile. Ma perché? Perché quell'evento di natura sportiva ebbe, allora un impatto sull'opinione pubblica, sull'opinione politica. Perché si disse, ma perché noi dovremmo andare in Cile dove c'è questa situazione, eccetera, dovremmo rinunciare? Ma viva Dio, non siamo mai andati in finale di Lì ci Coppa siamo andati, Davis. abbiamo pure vinto, per cui. Ci siamo andati e avevamo pure vinto, quindi Allora, il questo. comitato di quartiere di San Berardo com'è coinvolto nell'iniziativa? Innanzitutto sono molto felice oggi di essere qui e di rappresentare il comitato di quartiere San Berardo e per questo ringrazio il presidente Franco De Angelis che mi ha dato questa opportunità. Sono felice perché ho la possibilità di raccontare un po' che cos'è questo quartiere di San Berardo, che è un centro che vive a Teramo, è un fermento di idee e di attività. Io sono un'operatrice che da circa un anno opero appunto al comitato di quartiere e insieme a tanti altri volontari. La cosa che tengo a sottolineare che cos'è il quartiere? Il quartiere innanzitutto ad oggi è una struttura in legno che è stata costruita in tempi rapidissimi dopo gli eventi sismici che tutti sappiamo che ci hanno colpito. E Che è quindi stata per adesso costruita proprio nel in tempi rapidissimi giardino con l'aiuto della di tutti i sede, volontari, sì. proprio le forze, la cooperazione di tutti quelli che vivono e animano e frequentano il comitato. Questo proprio a dimostrazione di quella che è l'anima, di quello che è il corpo, di quelli che sono i valori che rappresenta e che porta avanti il comitato. Al comitato vive un'associazione che appunto cura gli interessi dei consumatori, quindi aiuta il cittadino, il consumatore, c'è un'attività di distribuzione di beni di prima necessità, quindi per le persone più disagiate, si svolgono tantissime attività artistiche, c'è un corso di pittura, di ballo, tante cose. E da ultimo quest'anno c'è anche una web TV, quindi ci siamo lanciati Anche nel anche mondo nel della mondo comunità. E come virtuale. siete coinvolti in Lectus?
questa cosa appunto, tante attività che appunto come elencato dal culturale, attività sociale, è un porto di mare, chi viene al comitato veramente viene accolto. A proposito di accoglienza, questo è lo spirito, l'accoglienza, questo è lo spirito a mio avviso giusto, okay. E appunto ci siamo ritrovati, un giorno è venuto a bussare alla nostra porta Renato, che appunto è direttore artistico del progetto, ma è di San Berardo, quindi nato e cresciuto. No, Renato è di ovunque, nel senso, esatto. Origini napoletane, sì, esatto. Poi ha a che fare molto con Campli, sì, però è esatto. Vissuto a San Berardo. Di dove è nato Pilo Gallo è una sorta di mistero, però Lectus ci svelerà. Noi leggiamo tra l'altro al comitato. Allora, questo è venuto a bussare alla porta. Quindi abbiamo avuto appunto l'opportunità, abbiamo sposato subito questo progetto, che è un progetto meraviglioso, e come abbiamo già detto sposa appieno tutti quelli che sono i valori e la vocazione del comitato, quindi non abbiamo avuto grosse difficoltà nell'accoglierlo, nel promuoverlo, nel seguire insieme questa strada. Renato Pilo Gallo ha bussato alla porta del comitato di quartiere San Berardo, ma avrà bussato anche alla porta di Pinamanente, insomma di tutte quelle persone che sono coinvolte. Visto che l'idea è partita da te, come hai deciso poi di coinvolgere le persone che hai coinvolto? Allora, queste sono cose che fermandole per strada. No, queste poi sono cose che magari nascono proprio in un incontro casuale. Che fai? Cosa non fai? Ma che dici? Come va la città? Parlando del più e del meno, che ne pensi se magari proponiamo? E poi lì nascono a volte davvero da un incontro casuale per strada, no? Io ci credo. Oggi è 14 luglio. Oggi fa un anno. Preciso proprio. Preciso. Oggi fa un anno. Lectus. E quando messi su Lectus, avendo questa natura particolare che comunque tratta di comunicazione e ridistribuzione di democrazia per mezzo della parola, che era questo il dato che io e lei avevamo fatto una cosa, e la conosco ormai da una vita, insomma, non diciamo l'età, ma insomma ci conosciamo da una vita. Dissi: chi se può tenere cece in bocca? Nel senso che avevamo sotto in arrivo gli stati generali. Gli stati generali, ognuno presenta le proprie idee, tutte queste cose qui. Dunque già avevate in cantiere questa iniziativa? Io avevo nella testa questo. Ho fatto passare gli stati generali presentando un altro tipo di progetto sulla comunicazione pubblica istituzionale. A lei accennai, disse: guarda, ti dovrei dire una cosa, mi piacerebbe. A lei disse, le spiegai in poche parole, e lei disse: wow! E così dico: vabbè, damoci da fare. Ma non temete che Teramo possa accogliere male, non lo so, non vorrei dire, no, Teramo è una piccola, io immagino queste iniziative di questo tipo nelle grandi città, nelle città più recettive, tipo Bologna, insomma, dove no, la patria un po' della cultura. Teramo magari può essere un grandissimo successo, allora, ma può essere anche, come si usa dire nelle città di provincia, ma mo chi che può fa? Allora no, sicuramente già capitato, figura, allora l'avete già superato. Questo naturalmente accadrà senz'altro, però è una cosa che raccontavo anche a un collega che me lo chiedeva. In realtà noi siamo un po' vampiri, cioè lui, in realtà lui no, io sono un po' vampira, perché lui sta veramente studiando da un anno, la sua casa è completamente stravolta, è diventata un'emeroteca, completamente coperta di post-it, ha letto migliaia di testi, di brani, individua le persone, fa degli incroci stranissimi. Io, stranissimi, c'è anche un testo per me, pare. Sì. Però io invece sono un po' vampira, cioè in questo anno, come dire, ho osservato e anche preso dalle energie che arrivavano dalla città. Come in tutte le comunità molto ferite, molto, molto in difficoltà, il terremoto, diciamo uno dei drive di Lectus, no? È la resilienza, proprio sviluppare una capacità di cambiamento rispetto ad eventi molto dolorosi. E come abbiamo detto, e com'è nella psicologia,
non è che il cambiamento ti arriva così, cioè solo perché ti è successo un fatto drammatico o perché sei alle prese con questioni difficili. Devi riflettere, devi pensare, devi sviluppare, devi trovare delle risposte. Il messaggio è: non lo possiamo trovare così in maniera veloce, abbiamo bisogno di leggere, studiare, ritrovare un po' di memoria storica, andare a capire che cos'è accaduto. Però tutto questo nella città già c'è. In questo momento è una città dolorante e anche un po' conflittuale, perché come accade sempre nei momenti di crisi, è più facile darsi addosso che non provare a trovare una soluzione, non dico ecumenica, ma comunque una soluzione pragmatica per fare come dire, il catenaccio insieme, come diciamo si fa nello sport, come si fa in montagna. Diciamo che il vittimismo a volte fa comodo quando si è in una situazione di difficoltà. Sì. E poi guarda, una cosa anche buffa, no? Cioè, chi poteva immaginare che Teramo potesse pensare di candidarsi a Teramo 2020, città della cultura? Ovviamente è una candidatura, tutti i soggetti istituzionali sanno che è assolutamente un tentativo, però no, anche questo se i tentativi non si fanno, non si sembra totalmente straniante, che vada, restiamo dove siamo rispetto alla situazione sì. nella quale siamo, ma non è così. Se la osservi bene, non è così. Il comitato di quartiere di San Berardo è un esempio di questo. Questa ragazza così giovane, il comitato è pieno di giovani con delle specifiche professionalità, così impegnate nel sociale, loro sono tantissimi. Vox Populi, cominciamo ad ascoltarlo. Quando sento spesso la politica, il giornalismo, e dire: ma non ci sono le persone, non ci sono le risorse. Io dico: forse non avete occhi per vedere, riaprite gli occhi, riaprite i fari. Questo sono d'accordo. E noi lo chiediamo, noi non chiediamo niente poi di fatto, come scriveva Renato ieri, cioè all'Ectus non servono i cittadini. Cioè, noi siamo contenti se venite, speriamo di averne tanti, ho l'impressione che ne avremo comunque tanti. Voglio dire, stare insieme ci servirà. I luoghi che avete scelto, quali sono? A parte quelli che avete già citato? A parte tribunale. Quelli che abbiamo già dichiarato, però probabilmente per la natura stessa della rassegna. Bene, nei luoghi deputati sono... in Piazza Martiri, dove leggiamo i grandi discorsi, poi dentro il cortile della Curia, che per la prima volta si apre alla città, mai successo prima d'ora, nelle librerie. Devo veramente richiamarmi all'entusiasmo della libreria Tempo Libero ieri, che mancava poco che ci mettesse. Leggiamo nella corte interna della Delfico tutti i giorni, poi leggiamo le letture domiciliate, ne ha già parlato lei, poi leggiamo nel teatro di Campo Boario per bambini, fondamentale. Abbiamo l'animazione, quella veramente molto particolare, anche perché lì si leggerà. Ma le letture saranno anche in contemporanea? Non si sovrappone nulla. Nulla. Non si sovrappone nulla. Naturalmente all'università ci sono dei luoghi assolutamente deputati. Lo chiederemo all'istituto zooprofilattico. Lui ha individuato in questo una cosa che noi ci dimentichiamo, di avere l'osservatorio di Collurania, che è un patrimonio dell'umanità oltre che dell'Italia, e noi lo teniamo qui un po' così. Informazione, scienza, informazione scientifica, osservazione, divulgazione. Andremo all'osservatorio di Collurania. Noi chiederemo alle televisioni se la mattina potranno leggere un lettore per ogni TV. In diretta. All'accensione. Vediamo chi si sente di leggere un brano qualsiasi. Faccio un esempio. Cominciamo a leggere qualcosa. Caro signor Rossellini, ho visto il suo film Roma città aperta e paesà e li ho apprezzati moltissimo. Se ha bisogno di un'attrice svedese che parla inglese molto bene, che non ha dimenticato il suo tedesco, non si fa quasi capire in francese e in italiano sa dire solo ti amo, sono pronta a venire in Italia per lavorare con lei. Ecco, questo più o meno è la... Se le televisioni ci danno... Basta un brano breve. Un frammento...
roba da 20 secondi, 30 secondi. Però svegliamo chi è lei, perché mi sembra di averlo intuito. Beh, l'ho intuito anch'io. Ingrid Bergman. La lettera di Ingrid Bergman a Roberto Rossellini. Questo era giusto un piccolo. Poi avremo anche la grande festa. Quindi quando? Si legge Eros, si chiude questa kermesse di lettori festeggiando, perché se la città si deve ricomporre lo deve fare anche il nome dell'allegria. E quindi leggeremo Eros sotto l'ipogeo. All'ipogeo, sì. Dove ci sarà anche tanta musica, c'è una sezione giovani, forse della sezione giovani. Ah, ecco, quello volevo perché parlare. Lui ci ha tenuto, Renato ci ha tenuto molto a individuare una cosa che coinvolgesse i ragazzi. Perché i giovani. Noi quello, forse l'unica difficoltà davvero che ha Lectus è di ricollegare il mondo del giovane, nel senso che il giovane che va dai 15 anni ai 20, 15 ai 25 anni, che avrebbe il rischio di guardare con distacco un evento come Lectus, perché per noi è difficile arrivare a loro e far capire quando Lectus riappiattisce ogni cosa, ma nel senso positivo, cioè nel senso che non c'è l'uomo di potere, non c'è l'influencer, non c'è nulla di tutto questo. E quindi nella Piazzetta del Sole avremo i cosiddetti, lo posso dire anche perché mio figlio se ne occuperà, freestyle, breakdance, tutta la cultura urbana. Bello. Urbana, ma dentro lì ci sarà una chicca. Mi sa che l'abbiamo detto? Ci sarà una chicca, nel senso che anche lì andranno a leggere persone che nessuno non immaginerebbe mai. E che alla mia proposta, ma andresti a leggere lì? Cioè, abbiamo avuto wow! Nessuno certo, ha detto di no. Non c'è stata una porta finora chiusa. Finora nessuna porta chiusa. Nessuno. Tutti? Sì. Nessuno che magari ha detto lo farei ma mi vergogno di farlo in pubblico, no? Sì, c'è gente che ha detto. Però io siccome sono detto, non so leggere, però non è questo. Non ci serve per forza Ugo Pagliai, insomma, per leggere, che tra l'altro mi viene in mente esattamente come Ugo Pagliai leggeva esatto. Le ricette in una famosa trasmissione di Rai 2, succederà anche quello. Chi esatto. Vorrà potrà leggere. Ma infatti, questa è la cosa entusiasmante che ci ha avvicinati anche noi come un comitato. Menù, perché leggeva i menù Ugo Pagliai nella trasmissione della Rai. Una livella, come dice lui, appiattisce, quindi al di là dei numeri, al di là non ci siamo posti il problema quanti verranno a vederlo, l'importante è che cosa accade in quel momento, anche se con poche persone, ma la cosa che fa succedere Lectus, la magia, la forza, credo, è che sia proprio questa livella che mette sullo stesso piano per una volta magari l'amministrazione e i cittadini, quindi a qualsiasi livello, tutti su una stessa, uno stesso piano d'azione, uno stesso luogo che è Teramo. Scusate, mi viene da pensare una cosa, qualcosa in dialetto non ci sarà. Assolutamente. Immagino di sì, no, mi veniva in mente. C'è un'intera sezione siccome sulla mi è venuta in mente magari la casalinga, la signora di una certa età, il papà, il nonno, magari che parlano soprattutto il dialetto, no? Se uno vuole commentare. Pentini si occuperà della parte che si legge al quartiere. Comitato di quartiere San Berardo. Non è escluso nessuno. Si legge Camilla. E poi tra l'altro, secondo me, leggere il dialetto è decisamente più difficile. Poi no. Naturalmente questo, diciamo, leggere l'Eros in dialetto è ancora più è ancora più. No, Lectus cerca la collaborazione, la sta cercando in questi giorni, di tutte le associazioni, perché questo è un altro il terzo pilastro, cioè i cittadini, gli uomini e le donne delle istituzioni, le associazioni della città, che vanno dall'Osservatorio delle Acque che si occupa dell'ambiente, piuttosto che l'associazione che si occupa appunto di cultura o di arte, l'associazione che fa poesia, perché ovviamente è anche questo, cioè associazioni che portano delle visioni non convenzionali rispetto a quello, il Comitato dei Genitori per la Sicurezza, che ovviamente ci sta molto bene. Devo dire, la scuola è partner ovviamente privilegiato, perché abbiamo detto leggiamo, ma a scuola in quella settimana le scuole, dentro le scuole di ogni ordine i ragazzi vengono no, leggono, leggono dentro le classi sì, no, leggono nelle aule magne, leggono così allo scientifico, così alla defico, c'è cioè chiunque dispone di un. Questo è un lavoro che adesso stiamo facendo sotto traccia, non si vede perché, però
dentro le scuole si legge, anche perché poi tra l'altro l'ectus non l'abbiamo detto, ma abbiamo tutto un percorso di registrazione di troupe che seguiranno le anche coadiuvate dal rettorato che ci mette a disposizione. Sarà documentato, perché è un esperimento sociale, cioè in qualche modo, e quindi mette in moto delle dinamiche sue, anche queste dinamiche che si mettono in moto, non solo l'evento in sé, ma quello che c'è prima, quello che c'è dopo. È una bella sfida, anche perché neanche voi potete immaginare come può andare. No, assolutamente. L'idea, no. A mio avviso, è eccellente. Secondo me andrà bene, nonostante no, magari la piccola realtà. Però anche per voi è un salto nel buio davvero, perché che io ricordi non c'è stato mai un esperimento di questo tipo. Ma non esiste proprio, non esiste di questa natura proprio in Italia, questa natura universale, questo carattere universale. Nel senso che di solito poi si fa con i libri, magari con letture. Esatto, di libri, con i libri ne è pieno. Il problema è che il carattere universale, cioè nel senso che se noi andiamo a cercare quella velina di quel giorno in quella TV e la recuperiamo, noi la leggiamo. Cioè, accettate anche la proposta che arriva dall'esterno, se qualcuno vi porta un testo, vi porta una lettera, magari anche privata. Assolutamente. C'è il lectus anche alla lettura. Box per questo. Vedete, il lectus... avete pensato a tutto, io non ve la voglio fare una domanda dove mi dite no, in effetti a questa cosa non ci avevamo pensato. No, non abbiamo pensato. Che non ce n'è una che non l'avevate pensato. Agli extracomunitari, abbiamo pensato ai non vedenti, cioè la stanza nera che metteremo a disposizione per leggere in braille, che secondo me sarà una delle cose che... Dove la farete? Allora, credo per il corso. Allestiamo una stanza nera per la lettura in braille e poi faremo leggere anche un braille in piazza, quindi anche i sordomuti. Se fa fare le traduzioni, esatto, tutta la società, tutti i livelli. Far fare le traduzioni non è stata cosa facile. Lo so, immagino. Il messaggio è proprio questo: ritroviamoci per trovare delle risposte. E siccome nessuno di noi ce le ha in tasca, ci facciamo ispirare dai grandi temi universali. E poi il gioco è facile, perché è semplice, è come i King, no? Che apri e trovi la risposta. In realtà nelle pagine delle cose che scorrono, che sono scritte, della storia, della geografia, di quello che è accaduto, della letteratura, della poesia, insomma, si trovano tante risposte. Non ho ancora il lettore. È una proposta? Non ho ancora il lettore. No, siccome mi hai passato la velina, è una proposta? Nel senso, capisci cosa stiamo facendo? Lo so, ho capito. Posso? Sì. Mia dolcissima Noretta, ultima lettera di Aldo Moro alla moglie. Io credo che vedremo anche qualche lacrima durante questa manifestazione. Forse le abbiamo già cominciate a vedere prima. Anche noi ci commuoviamo, qualche volta piangiamo anche di disperazione, come faremo, però insomma. Cos'altro dobbiamo aggiungere, perché siamo arrivati alla fine, a parte ricordare l'appuntamento? Dobbiamo ringraziare gli enti che ci sosterranno, questo lo dobbiamo dire, perché la complessità dell'evento comunque ci espone anche a una, come si può dire, abbiamo dei costi da sostenere che non sono altissimi rispetto a quello che poi alla fine produrrà nella città. La cosa che va detta è che c'è tutta una città sotterranea che non parla e che... alla quale darete voce. No, nel senso che ci sta parlando in privato, a me piacerebbe un giorno raccogliere tutti i messaggi che mi sono arrivati in questi giorni, fino a questa notte, questa mattina alle 7 ne è arrivato un altro molto carino, una persona che io non conosco e che forse probabilmente dovremmo raccogliere e dire: questa persona quel giorno ci ha detto questo, capito? Adesso noi per rispetto non diciamo nulla, però c'è una bella società, una bella città. Indipendentemente da chi poi alla fine nei consensi pubblici spara contro. Fina, ricordiamo tutte le coordinate per partecipare. Allora, le date, sì, la pagina Lectus Teramo, la pagina Facebook, debutterà tra un po' il sito, ma che diventa solo una pagina d'atterraggio, quindi Lectus
chiocciolagmail.com. Sulla pagina Facebook si può lanciare la propria, chiedere la propria adesione, sarete ricontattati. Si aggiungeranno varie pagine social, ma come sai questo a diramazione da qui a ottobre, però questi sono i due pilastri. Poi ci sono 5 punti di raccolta in questo momento: il comitato di quartiere San Berardo, la biblioteca Delfico, che è un punto centrale, l'università, anche all'università ci sarà un punto di raccolta lettori, le librerie, la sapienza, tempo libero ed empatia, il giunti al punto al centro commerciale Gran Sasso. Esatto. Lui prima parlava delle istituzioni, il BIM ci ha aperto immediatamente le porte, come fa spesso per tutti, anche perché è diventato un po' raccoglitore. La villa dell'acqua santa dove andiamo tutti, ma noi stiamo presentando il progetto a tutti, abbiamo già parlato con il rettore, l'assessore alla cultura del comune di Teramo, la fondazione Tercas, non riesco a farli tutti perché me ne dimentico qualcuno. Diciamo che l'Ectus parla con tutti e chiede aiuto a tutti, perché non pensiamo di poter fare da soli, non pensiamo di bastare a noi stessi, tutt'altro. Cioè, voi siete la materia. Noi siamo lo strumento. Noi siamo i vampiri. Bella questa. Il vampiro non è male. Allora, io vi ringrazio, ovviamente posso dire in bocca al lupo, non è che siete scaramantici. No. Vabbè, andrà sicuramente bene. C'è una parte di astrologia. Cioè, diciamo che è appena stato lanciato, torneremo a parlarne nel dettaglio con nuovi. Avremo modo di fare varie tappe perché sarà necessario. Certo, immagino sì. Allora, c'è un messaggio prima di chiudere. Buongiorno, iniziativa veramente lodevole e anche necessaria per i giovani. Vi chiedo di coinvolgere anche le scuole, hanno appena detto, forse non hanno ascoltato tutto lo spazio, lo hanno detto che la scuola è una parte centrale dell'iniziativa, come il liceo scientifico dove esperienze simili sono state fatte in occasione dell'Open Day. Spero di poter collaborare, lo dice Gianfranco Puca. Abbiamo già preso appunti. Assolutamente. Sì. Grazie per, insomma, per la... Gianfranco, intanto i messaggi sono, il nome e il cognome lo possiamo, lo vediamo a fine trasmissione. Grazie, buon lavoro. E torneremo a parlarne presto, spero. Le letture, lo rifaccio in diretta, non sia mai. Una me ne posso tenere, ma vedo che qui c'è... Questa della lettera di Moro è veramente, ho letto qualcosa, è veramente commovente, ovviamente. In Piazzetta del Sole, uguale Mario dal Mare. Sì, assolutamente, ciao Mario, ci mancherebbe altro. Quando avete detto Piazzetta del Sole, io che sono un'amica di Mario, non ho potuto far altro che pensare a Mario, mi è venuto in mente subito, dunque condivido, in Piazzetta del Sole non può mancare sicuramente Mario. Io vi saluto, i messaggi non ce ne sono più, grazie a Pina Manente, grazie a Renato Pilogallo, grazie ad Emanuela Cichella del Comitato di San Berardo, ci rivedremo presto, grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie anche a voi per l'attenzione, questa trasmissione torna in diretta anche domani mattina dalle 7 alle 8 e domani mattina ritroverete Alessandro Di Emilio. Buona giornata.